Ciao a tutti amici, oggi andremo a vedere come capire la potenza delle batterie al litio. In base ai loro datasheet, capire quanta corrente erogano, che tensione serve per caricarle, a che tensione si possono scaricare massima, e poi faremo anche degli esperimenti per vedere la corrente massima che si può prelevare da queste celle. Esistono tre tipi principali di celle al litio. Esistono le Li-ion, che sono tipo queste qua, diciamo, quelle che si trovano nei computer, negli elettrodomestici, quelli alimentati a batterie. Poi esistono le LiPo, che è polimeri di litio, che sono queste qua nei sacchetti. Poi esistono le litio ferro fosfato, che esistono in questi formati, ma anche in formati rettangolari, formati molto più grossi. Andiamo a vedere un attimo i tipi di batterie che ci sono. Un attimo che ho sbagliato. Ho trovato questo articolo su internet che praticamente spiega un po' bene i vari tipi di batterie che ci sono. Allora, per primo, i tipi si dividono in due: batterie ricaricabili e batterie primarie. Quelle primarie sarebbero quelle non ricaricabili. Le batterie alcaline hanno una tensione nominale di 1,5 e che possono arrivare, quando sono cariche, a 1,65 alcuni modelli. Poi ci sono le batterie al litio, diciamo quelle tipo a bottone, che non sono ricaricabili neanche quelli, e hanno una tensione di 3 volt e quando sono cariche hanno una tensione di 3,22-3,25. Ah, qua scrive che alcuni formati della Energizer che propongono adesso hanno una tensione di 1,70-1,75, ma non sono ricaricabili. Nelle ricaricabili una volta si usavano le nickel meta idruro o le nickel cadmio. Queste ricaricabili hanno una tensione di nominale di 1,2. Una volta cariche arrivano a 1,35-1,40. Di quelle al litio ne abbiamo principalmente tre tipi più conosciuti: le litio cobalto, che sono le Li-ion. Praticamente vengono chiamate così per la chimica che utilizzano, e queste hanno una tensione di nominale di 3,6-3,7, che a carica piena arrivano 4,2, alcune si possono caricare anche 4,3-4,35. Non è consigliato caricarle così a 4,35 perché i cicli di vita si accorciano. Poi abbiamo le LiPo, che abbiamo detto che sono quei sacchettini che ho fatto vedere prima. Questi hanno la stessa tensione, 3,6-3,7, e anche loro a carica arrivano a 4,10-4,15. Poi abbiamo le litio ferro fosfato, che ha una tensione nominale di 3,2 e a carica massima 3,6. Diciamo, vanno bene per le batterie, per sostituire, diciamo, le batterie al piombo, perché con la loro tensione da 3,6, diciamo, a piena carica, si avvicinano ai 12 volt che vengono utilizzati nell'ambito automobilistico, tipo per accensione delle automobili, dei motorini, moto, e adesso sono diffuse anche per le auto elettriche.
avendo una tensione di 3,2, 3,2 facciamo 3,2 per 4 celle, arriviamo a 12,8 e carica praticamente, se siamo a 3,6, facciamo 3,6 per 4 celle, arriviamo a 14,4, che è proprio la tensione giusta, diciamo, che viene utilizzata su un'automobile per fare l'accensione dell'auto stessa. Infatti il caricabatterie dell'automobile è perfettamente compatibile con i 14,4 volt. Se usassimo le Li-ion avremmo a piena carica 4,2 per facciamo 4 celle, arriviamo a 16 volt, che è troppo alto. Se invece ne usiamo 4,2 per 3 celle, piena carica siamo a 12,6, ma noi possiamo dargli un voltaggio massimo di 12,6. Dal nostro alternatore dell'automobile escono 14,4 volt, e anche l'elettronica che c'è sulle batterie stesse non accetta 12,6 volt, andrebbe in protezione. Dunque, per le batterie, per la sostituzione da quelle al piombo a quelle al litio, vengono usate le celle, queste qua, le LiFePO, cioè queste qua, litio ferro fosfato, che hanno una tensione nominale di 3,2, e quando sono in carica massima, quando raggiungono la carica, arrivano 3,6. Sono perfettamente compatibili come tensione alla tensione, diciamo, che serve all'automobile. Ora andiamo a vedere i dati che ci servono per una batteria. Prendiamo un datasheet a caso, vediamo, questa è una Samsung ICR18650, che è questo formato. E 26F, già da qua capiamo, perché questa sigla già ci indica che è una 2006 mAh. Ok, andiamo a vedere cosa ci serve a noi. Questo è un datasheet come dovrebbe essere, perché ci sono alcuni datasheet che sono fatti diversamente, ma danno solo delle caratteristiche principali, tipo questo. Non è proprio un vero datasheet, ma è diciamo una tabella che è stata fatta in questo modo, ma non ha tutte le caratteristiche specifiche. Allora, a noi cosa ci interessa? Allora, capacità nominale, infatti abbiamo visto, là scritto gli ultimi due numeri, 26F, è una 2600 mAh, cioè si può dire anche 2,6 ampere ora, basta togliere la M che sta per milli, e si può dire 2,6 ampere ora. Qua dice il massimo di carica del voltaggio è 4,2, più o meno 0,05%. Tensione nominale, la tensione nominale della batteria, che si scrive, diciamo, sulla batteria non si scrive mai il voltaggio di piena carica, si scrive il voltaggio nominale della batteria, che di solito è 3,6-3,7. Allora, metodo di carica. Carica in volt costanti e poi limite della corrente. Qua fa vedere la carica, corrente di carica. Praticamente una batteria da 2600 mAh ti dice carica rapida 2600 mAh. Significa che si può caricare a 1C. Un C praticamente equivale allo stesso valore nominale della capacità della batteria. Se è 2006, si può caricare a 2006. Qua dice standard, carica standard 1300, perché normalmente si caricano a 1,3, ma nessuno vi vieta di caricarla a 2,6, che la caricherete a una carica più rapida. Logicamente poi le prestazioni nel tempo, come cicli, come
vanno a diminuire usandola in questo sistema. Qua dice il tempo di carica rapida e standard. Massima carica corrente è la corrente massima che accumula, diciamo, l'energia su 2600 mAh. Questo valore è quello che ci interessa anche a noi quando acquistiamo una batteria di questo tipo. La massima scarica della corrente, questa qua si intende per corrente continuativa, diciamo. Infatti tu la puoi scaricare a 5200 mAh, che sarebbe il doppio, e infatti in questo caso si direbbe che ha una scarica continua di 2C, cioè il doppio della corrente che ha lei nominale. Alcune batterie hanno scariche diciamo di 10C, e una 2006 potrebbe scaricarsi a 26 ampere, 26.000 mAh, che sarebbero 26 ampere. E alcune batterie hanno magari la corrente di carica, dice magari 0,5C, come tipo come caricare questa qua in modalità standard. Se ti dice che il massimo è 0,5C di carica, tu la puoi caricare alla metà. Se è 2006 nominale, la puoi caricare a 1300. In questo caso, questa ti dice che è possibile caricarla in modalità rapida a 2600 mAh, cioè il valore nominale della batteria. Se ti dice, se il datasheet ci fosse se nel datasheet ci fosse scritto carica massima non so 2C, la batteria si potrebbe caricare anche al doppio di questo, cioè 5200 mAh. In questo caso il massimo è questo. 2,75 è la tensione massima minima che si può arrivare, più di quella non si può andare al di sotto, bisogna staccare il circuito. E poi ci sono altri dati, ma noi che ci interessano più o meno sono la corrente diciamo di scarica massima e la corrente di carica e le varie tensioni. Ok, ora vi faccio vedere una tabella dove, per farvi capire che sono tutte differenti, ce ne sono moltissimi modelli di batterie, sono tutte differenti. Facciamo un esempio, prendiamo la prima, è una 3300 e dà di scarica massima 7 A. Dunque è il doppio dei 3300, più o meno il doppio. Di più del doppio. Prendiamo questo modello, per esempio, dice 2002 è la scarica massima, però non è il doppio, ma è 2002. In parte qua mettono una corrente massima che si può utilizzare, ma solo penso per pochi secondi. Non è una corrente continuativa. Questa, diciamo, è una corrente continuativa che si può diciamo prelevare dalla batteria, mentre invece questa è una corrente impulsiva per pochi secondi. Logicamente, se con una batteria come questa da 2005 preleviamo 10 A, se preleviamo 10 A non durerà più un'ora, perché 2500 si riferisce ai 1000 A. Se noi ne preleviamo 10, che sarebbe 10.000, 10.000 mAh, praticamente, perché qua è scritto in ampere, la durata della batteria sarà molto di meno della metà. Se invece come questa preleviamo, questa qua che è una 2002, preleviamo 2,2, che sarebbero sempre 2200 mAh, la durata è di un'ora. Dunque, se è uguale la corrente nominale e quella che prelevi, la durata della batteria di scarica è un'ora. Stesso vale anche per la carica, perché se noi la carichiamo a 1,1,
Questa è la corrente di carica, che sarebbe 1100 mAh. Come tempo ci impiegherà 2 ore, perché se noi questa non si può caricare a 2,2, qua in parte dice 2,2, ma come tabella questa, essendo un po' indicativa, bisognerebbe vedere il datasheet se può essere caricata a 2,2, perché caricandola a 2,2 ci impiegherebbe un'ora a caricarsi. Vediamo che ne abbiamo una marea di tipi di queste celle, sono tantissime, qua ce ne sono su alcuni tipi ma non sono tutte perché ci sono diversi fornitori, diverse marche, diverse. Prendiamone un'altra a caso. Volevo farvi vedere tipo questa qua. Questa qua vedete che è una 2002, ma al massimo si possono prelevare 1,1 A. E un picco di 4,4, prelevando 1,1 A, praticamente la batteria durerà, invece di un'ora, durerà 2 ore, perché in base alla corrente che preleviamo e alla capacità che noi abbiamo a disposizione si fa il calcolo di quante ore si possono adoperare. Questa qua logicamente in scarica sarà una 0,5C perché è la metà di 2,2, 1,1 è la metà di 2,2. Penso di essermi spiegato abbastanza bene. Ora andiamo a fare dei test con queste batterie. Collego il filo resistivo. Attenzione perché quando collegherete la cella, questo filo si scalda e non è da toccare perché ci si scotta. Allora, andiamo a provare questa cella che è una Samsung INR 18650 30Q e mi dice che ha una corrente massima continua di 15 A. Una bella corrente. Andiamo a vedere subito sulla pinza amperometrica. Vediamo che siamo a 12 A. E la tensione della batteria scende a 3,35. Ok. Adesso possiamo portarla anche a un valore più basso. Prendiamola con la pinza perché adesso scotta. Proviamo a vedere adesso che corrente riusciamo a prelevare. e 66 A. Lo teniamo per poco tempo. Vediamo che qua scalda un po' troppo. Ok. Dunque, questa batteria, vediamo quanto si abbassa la tensione, non abbiamo visto. No. Con 19 A siamo ancora a 3,2 volt. Dunque è una batteria che ha degli spunti notevoli come corrente. 15 A abbiamo detto continui e può avere anche degli spunti più elevati. Adesso questa la mettiamo da parte, andiamo a prenderne un'altra. Prendiamo una
batteria di queste che l'ho trovata in un aspirabrisole della Dyson, è un po' più grossa e vediamo il suo datasheet, anche se non è proprio il datasheet perché non l'ho trovato. Ho trovato queste caratteristiche. Allora, mi dice batteria Dyson INR 20700A, che è questo modello qua praticamente, e mi dice capacità 3000 mAh. La carica si può caricare a una carica massima di 3000 mAh, e di scarica abbiamo un 35.000 mAh, cioè 35 ampere. Vediamo se riusciamo a arrivare a questi 35 ampere massimi. Standard dice che la usano a 560 mAh, ma massima continua 35, 35 ampere. Andiamo subito a testarla a questa tensione qua. Andiamo subito a testarla con questo carico qua prima. Allora, abbiamo detto, bisogna fare un bel contatto sulla batteria. Io ho usato queste forcelline che le spingo contro, diciamo, alla batteria con una certa forza perché la corrente è alta. Vediamo quanta corrente riesco a far passare. Allora, qua 16 ampere. E la batteria si abbassa a 2,7. Allora, questa batteria capiamo che ha meno potenza di spunto delle altre, di quelle che abbiamo visto prima. 17, 16, però vediamo la tensione che si abbassa molto. Due 9, 2, 8 e abbiamo 16 ampere. Allora, adesso questa l'ho caricata. Andiamo a rimisurare la tensione delle due batterie. Io penso di averle caricate tutte e due alla stessa maniera. Allora, questa è 4,142. E questa è 4,136. Ok, quindi secondo me questa della Dyson, le INR 20700, quel valore scritto di 3500 mAh massimo. Mi sembra 35.000 mAh, mi sembra esagerato. Secondo me, questo valore di scarica di 35.000 mAh si intende come ampere massimi, ma non come ampere continui, cioè ampere di picco per pochi secondi. Essendo una batteria da 3000 mAh e come standard 560 mAh, mi sorge un po' il dubbio. Infatti, non avendo un datasheet, diciamo, un datasheet come quello dell'altra batteria, più specifico, non riesco a capire. Sti 35.000 mAh. Secondo me la batteria è molto inferiore. È una batteria che ha molta più capacità, ma come corrente, diciamo, massima, ne ha poca. Come corrente continua massima ne ha poca. Ora andiamo a provare una terza batteria. Questa è siglata Molicel. Praticamente,
Anche là mi dà discarica corrente massima continua 35 ampere. 35 ampere, carica corrente 2,6 ampere e carica corrente 6 ampere massimo. Già qua però si capisce che è una batteria con una corrente più alta di scarica continua, perché anche in carica vedete che ha una carica di 2,6 massimo 6 ampere. Andiamo a vedere la tensione a vuoto. Quattro 230. Azzeriamo un attimo la corrente. Andiamo a vedere, questa abbiamo detto che era 35 ampere continui. Andiamo ad attaccare il nostro carico. Ok. 17-18 ampere. E si è abbassata a 3 volt. Dunque possiamo 17 ampere, una bella corrente. Allora, eravamo sui 17 ampere, vediamo se a metterne 2 facciamo il doppio, cioè 35 ampere. Ok, così è il doppio. Vediamo se riusciamo ad arrivare a 35 ampere. Ampere 2,6, non siamo ancora arrivati a 2,5, arriveremo adesso. Ok, lasciamo stare perché comunque continui è impossibile anche questo, 35 ampere. I 35 ampere probabilmente sono una corrente proprio di spunto, di picco. Si può usare come corrente di spunto per pochi secondi, ma non continua. Vedete che i dati dei datasheet, diciamo, se non è un vero e proprio datasheet, possono essere interpretati diversamente, perché 35 ampere da questa cella qua, vedete benissimo che nel giro di pochi secondi è già a 2,6, 2,5, basta, non si può più scendere sotto i 2,5 perché sennò la batteria, infatti, si è già scaldata. Stare, diciamo, tranquilli, se uno non sa, non ha le tabelle dei datasheet, ok, una batteria da 3000 amp/h, per star tranquilli, basta che non si preleva di più di 3000 amp/h. Che voi potete stare tranquilli. Poi, se di solito il doppio della corrente le sopporta anche in modo continuativo, per esempio una 3000 mAh, se ne prelevate 6000 amp/h, cioè 6 ampere, di solito le celle come queste sopportano una corrente doppia. Durerà, diciamo, la metà come tempo, invece di un'ora durerà mezz'ora, ma bene o male bisogna stare su questi standard qua. Ora andiamo a vederne un altro tipo, proviamo questa, vediamo con lo stesso carico cosa succede. Questa si abbassa addirittura 2,3, però mi dà 27 ampere. Vedete? 26-27 ampere me le riesce a dare. Forse adesso il carico è un po' troppo grosso. Vi farò vedere anche per chi non ha quello che vi avevo detto prima, per chi non ha un carico, adesso queste scotteranno.
un filo resistivo, per chi non ha un filo resistivo, usare il filo di questa treccia d'acciaio che vi ho fatto vedere prima. Questa. Prendete, togliete un filettino e poi adesso vi faccio vedere come regolarsi. Allora, prendete un filettino come questo, lo tagliate anche in due, che forse è già troppo. Ok, lo tagliate in due e assicuratevi che sia stretto bene, infatti. Siccome che è fine, ok. Ok, adesso è stretto bene, andiamo a vedere. Sempre con questa batteria, quanti ampere preleviamo? Sono 8 ampere. 8 ampere, il filo comincia già a diventare, vedete che diventa un po' rossiccio. Adesso sarà una bella temperatura. Lo faccio vedere a spegnere la luce, vediamo se si vede. Vedete che diventa rosso. Ok, ora faccio un altro esperimento. Se volete far passare più corrente, potete o diminuire la lunghezza, oppure l'altra alternativa. È quella, come ho fatto con questo, mettere più fili in parallelo. Questi sono 1, 2, 3, 4. Sono 4 di quelli lì. Questa batteria da datasheet la danno per 50 A di picco, vediamo cosa riusciamo a fare. Restiamo ancora a 2,7 come tensione, vedete lì. Adesso vediamo se diventa. La batteria si sta scaldando, sente in mano che si sta scaldando, vedete che diventa rossa. Però diciamo che questa batteria già da qua si capisce che ha delle correnti molto più elevate. Possiamo fare un altro esperimento. Ho staccato due filettini in modo da avere meno corrente. Vediamo quanto siamo adesso. Siamo a 23
Vediamo che c'è un pezzettino di filo che si scalda, però la batteria è a 2,8 come tensione e abbiamo 17-18 A. Se no andiamo a testare anche le altre batterie, per esempio questa, 14 A, 13. Riusciamo a capire subito che corrente massima abbiamo. Questa 15 A ce la fa a fornirli. Ci troviamo una batteria che è questa 11, 10, vedete che scende subito a 2 volt. Questa 2,3. Questa 2,3. Ora proviamo una di quelle che ho scritto no, che non si caricavano, ma si scaricavano subito. Vedete? Con un carico così non se ne parla neanche. Questa, vediamo cosa fa. 15 A ce la fa. Questa c'era scritto che scaldava e forse in fase di carica si scaldava questo. Però questa ce la fa 13 A, però si abbassa a 2-3 volt. E proviamo la nostra Molicel che ci dava 35 A. Infatti questa ne dà 18 e resta a 3 volt. Allora, questo è un modo per capire se le batterie riescono a fornire una certa quantità di corrente. Non insistete tanto, state attaccati pochi secondi a fare questi esperimenti perché le batterie se non riescono a sopportare quelle correnti lì, si guastano. Ora utilizzerò quest'altra trecciolina di metallo per aumentare la corrente. Questa è una resistenza ancora molto più bassa. Vedremo un attimo cosa riusciamo a fare. Vediamo che ampere riusciamo a raggiungere con questa batteria. È già un po' caldina, ma vediamo di sfruttarla ancora un po'. Allora. Pronti, partenza, via. 40 A, hai visto? Sta scaldando tantissimo il connettore, vedete che esce un po' di fumo. Prestiamo 20. E tenta di diventare rosso anche lì l'avvolgimento. Ok, 40 A li abbiamo raggiunti, anche di più, 45, forse lo spunto sarà stato di 50. Comunque vedete che questa batteria come spunto 50 A dovrebbe farcela. Se noi facciamo una cosa di questo genere. Adesso si sarà abbassata un po' la tensione. Se vi è piaciuto questo esperimento per vedere quanta corrente si può prelevare dalle batterie al litio, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!